Ciao ragazze, allora finalmente riesco a girare questo bel video. Come vedete oggi stranamente mi vedete tutta bella truccata, tutta bella preparata, dice dovevamo sta frescona. Allora, il tema di questo mese è, se vi ricordate, il trucco e il make-up sotto all'albero per la rubrica Solo il meglio per noi. Mi ricordo poi tutte le collaboratrici. Ora non vi dirò, non voglio stare qui a dirvi i nomi, ve le segnerò qui nell'apposito spazio e nel box informazione, sempre per la rubrica che si tiene ogni mese. Vi ricordate che ogni mese c'è un argomento. Allora, questo è il trucco che ho realizzato. Non so se si riesce a vedere bene. Vedete? Con questo rossetto. Praticamente sarebbe il trucco natalizio, il trucco per le feste. E io ovviamente ho personalizzato, ho fatto qualcosa di mio. Cioè, a me piacciono molto questi trucchi molto sgargianti, devo dire la verità, però ho preferito, ho detto vabbè, anche se non ho il tempo di truccarmi così tutti i giorni, anche se io oggi sono tornata dal lavoro, ho fatto questo trucco veloce veloce perché stavo facendo notte, cioè un conto è la mattina, un conto è il pomeriggio, e quindi me lo sono fatto proprio di fretta e furia. Cioè, per farlo io tipo in 10 minuti sono messo per farlo, ho detto figuriamoci le ragazze proprio più esperte quanto ci metteranno. Comunque a me piace tantissimo, vedete quanto è bello? A me piace molto, non lo so. Poi non lo so, ognuno ha i suoi gusti personali, ognuno la vede come vuole. Adesso vi faccio vedere tutti i prodotti che ho utilizzato, così vediamo bene i colori. Allora, come prima di tutto, vabbè, come base ho usato una base ombretto della neve, con una base per ombretto della neve Cosmetics, che ora in questo momento è di là e non la posso prendere. Comunque vi faccio vedere prima gli ombretti. Allora, ecco qua, c'è il foglio proprio. Allora, di Neve Cosmetics ho usato Unicorno, che fa parte della paletta Chiarissimi. Allora, Unicorno sarebbe questo qua. Quindi questo qua è Unicorno. Poi ho usato questo, aspettate un attimo, poi Snob. Allora, quindi di questa paletta, questi due qua, di questa palette di neve. Adesso ve li faccio vedere un po' se riusciamo a vederli. Vediamo un poco. Vediamo se si riescono a vedere, ma non si vede niente. Questo è appunto Unicorno. Poi c'è Snob, che sarebbe questo. Ecco qua, questo è Snob. Ma giusto per farveli vedere un poco così, anche se mi rendo conto che purtroppo le luci non sono il massimo. Li vedete comunque sui miei occhi. E poi comunque, se mi seguite anche su Instagram, metterò proprio le foto di questo make-up. Mi farebbe molto piacere se mi seguisse anche lì. Allora, comunque un ombretto abbiamo detto, allora Unicorno e Snob di Neve Cosmetics della palette Chiarissimi. E comunque vabbè, questa sta nella palette, comunque la potete, con le cialde si possono comprare anche singolarmente. Poi andando avanti, sempre di Neve, Butterfly e Etoile, che sono della palette elegantissimi, che io adoro particolarmente. E gli ombretti sono questi. Sono Butterfly, aspettate, ma ve lo dico preciso. Butterfly e che abbiamo detto? Etoile. Quindi Butterfly e Etoile sono questi qua. Etoile, vabbè, allora, Etoile, cioè sarebbe questo qua, questo, l'ho usato un poco qua sopra, un poco per schiarire pure un poco sulla palpebra, insomma per dare un po' di luce, e poi ho usato anche questo qua, Butterfly, sempre sull'arcata delle sopracciglia. Insomma, ragazze, scusate per come mi spiego, ma io comunque non sono una make-up artist, quindi non so tutte queste cose, questi termini, insomma. Comunque, vabbè, so questi qua i colori.
butterfly, che è questo. Non so nemmeno se si vede. Ok, non si vede un tubo oggi, siamo a posto. E comunque sono queste qua, le cialdine. Andando avanti invece, abbiamo due new entry di Nabla e sono Babylon, che è questa qua. Babylon, per chi mi segue sa che l'ho comprata. Babylon e Desiree, che fa parte della collezione Artica. Eccola qua. Adesso vi faccio vedere il tester. Allora, questa è Babylon, fantastico, wow, cioè proprio fantastico, e questa è Desiree, eccolo qua, si vede penso, si vede abbastanza, bellissimo. Questi sono gli ombretti che ho utilizzato. Poi per quanto riguarda invece le matite, per quanto riguarda le matite, allora, come matita ho usato questa qua di Neve Cosmetics, che si chiama Leone, ed è questa qua, è un dorato, eccola. Ed è bellissima, l'ho usata qui, praticamente qua, all'interno della rima interna dell'occhio per dare un po' di luce. Forse ho truccato anche la fotocamera, non lo so. Fatemi vedere, ok, no, a posto. Poi ho usato, quindi questo qua di Neve Leone, abbiamo detto. Poi invece come eyeliner ho usato questo waterproof di Essence, una penna waterproof della Essence per fare prima. Sinceramente, proprio per fare prima. Molto buona tra l'altro questa penna della Essence. Scusate se guardo là, ma sullo specchio di fronte per guardarmi, se no non vedrei niente. E poi ho utilizzato il mascara della Puro Bio, impeccabile. Impeccabile, incurvante, allungante. Eccolo qua. Mi sto trovando molto bene con questo mascara. Questo è l'effetto che fa sulle sopracciglia, calcolando sulle ciglia. Calcolando, ragazze, che io comunque ho già delle ciglia abbastanza lunghe, vi sono sincera. E poi invece come rossetto avrete notato che ho questo. Che io adoro praticamente è il lo 02, non so se la fotocamera mette a fuoco, comunque lo 02 di Essence All You Need Is Red, ed è veramente stupendo, io lo adoro particolarmente della Essence. Ok ragazze, allora questi sono i trucchi che ho utilizzato per questo trucco, per trucco per le feste e trucco natalizio per Natale, come volete voi. Io ho utilizzato questi qua, ho avuto questa idea di fare così, di utilizzare questi trucchi, di questi ombretti, di abbinarli così. Questo insomma sarà il mio make-up, cioè il make-up che vi consiglio. Sono stata felice di condividerlo con voi, mi fa molto piacere come sempre sapete. Ovviamente io vi metterò tutti i nomi qua delle ragazze, voi andate sulle loro pagine Instagram, perché questa è una rubrica che sta anche su Instagram, soprattutto perché questa è una rubrica che parte da Instagram, io poi che ho il canale di YouTube la metto anche qua ovviamente. Quindi vi consiglio di andare anche da loro. Penso che questo sia, non so se riuscirò a fare il video dei prodotti finiti a dicembre, ma lo farò magari inizio gennaio. Quindi se non ci sentiamo, se non farò altri video perché per ora non lo so, vi auguro buone feste, buon Natale. Un bacio grande e vi auguro tutto il bene di questo mondo.